dangerous group, the groups that we're dealing with now. Cioè, guardate la vegetazione che ha questa casa. Vabbè, ma è spettacolare perché tu pensa che ti affacci dal balcone e che vista che hai. Cioè... Dobbiamo taggarlo! Qui a New York! Sì, dalle qua a New York! Proprio New York, guarda, New York ha questa vista! Come si chiama quel ragazzo che c'ha quella pagina del... Piero? Pievo? Vabbè. Mio fratello lo imita sempre, te lo tagliamo allora. Dobbiamo taggarlo. La vista promette bene. E benvenuti alla Gaiola. Dopo più di un chilometro a piedi, sempre scendendo e dopo risalendo, e niente, siamo un po' stanchi perché c'è un caldo tremendo, c'è il sole che picchia in testa, i gradini non aiutano, però siamo troppo contenti, mio fratello, di stare qui oggi perché è una cosa nuova per noi, mai vista. Siamo un po' i turisti della nostra città, siamo turisti napoletani nella nostra Napoli. Non lo so come fanno, mi credi? Oh, le solite pettegole del quartiere, non c'è niente da fare, 3 pettegole. Siete sempre le solite. Forse mi correggo, non è proprio un chilometro. Penso sia di più. È da troppo che stiamo camminando. Tu dici? A me sembra di più. Vabbè. Area marina protetta, parco sommerso di Gaiola. Questa è la Gaiola, l'isola minore di Napoli, che in dialetto vuol dire gabbia per uccelli. Al momento quest'isola è proprietà del comune di Napoli in quanto è stata abbandonata e denominata al tempo come l'isola maledetta. Ogni persona che ci abitava o moriva per malattia o in circostanze strane o addirittura si suicidava. Ad esempio, negli anni 20 del Novecento appartiene allo svizzero Hans Braun, il quale fu trovato morto e avvolto in un tappeto. Da lì a poco la moglie annegò in mare. La villa poi passò ad altre persone, tra cui Gianni Agnelli, che subì la morte di molti familiari. Qui fanno entrare soltanto 100 persone all'interno, cioè praticamente su questi scogli possono entrare soltanto 100 persone, non si può né mangiare né bere e penso nemmeno fumare, anche se vedo qualcuno che sta fumando, perché praticamente è proprio area protetta dal comune di Napoli. Quando va?
lezione in diretta di sub. E come dicevo, siamo appena arrivati qui, praticamente dopo aver attraversato la piccola spiaggetta si va in una zona dove praticamente c'è la vigilanza, ti fanno lasciare documenti, ti fanno mettere una firma, la residenza, e ci vanno massimo 100 persone, non di più, non ne fanno scendere di più. E ovviamente non c'è sabbia, ci sono scogli. Guarda, l'acqua è uno spettacolo, è bellissima, è meravigliosa, non ho parole per descrivere la natura quanto è bella e che posti bellissimi che abbiamo qui da noi. Da notare le scarpine di mio fratello, bellissime, verdi, verdi, meravigliose. Sono in Thailandia le prese, in Thailandia, mamma mia, molto bella. Sono parole per questo? Io penso di no. Cosa c'è? Stiamo risalendo, stiamo ritornando sopra alla macchina. Prossima tappa, cosa faremo, Fabio? Dove mi porti? Al sentiero degli dèi. Non si fa il dito medio. Dai, andiamo in costiera, prossima tappa, se il tempo permette. Siamo fermati qui a pranzo in un fornaio del Vomero. Abbiamo preso io a Bescarole, mio fratello la pizza con le verdure più la margherita e io quella con i pomodorini. La vista non c'è male, qui è proprio carina. Adesso mangiamo, a dopo. Castel dell'Ovo, con il Vesuvio alle spalle, lungomare di Mergellina, sempre affollato di persone. Ah, e c'è anche l'evento di Pizza Festival, ci sono una marea, siamo stati una volta, è bello. Questo invece è l'altro castello di Napoli, maschio Angioino, è bellissimo, però all'interno io non sono mai entrata qui, devo dire la verità. Fa culo la cultura. No, sono andata a Castel dell'Ovo all'interno, sì, ed è stupendo. Il centro commerciale. Questo andata. Qui no. Centro commerciale, sì, maschio Angioino.